Quindi questi procuratori di Salerno iniziano a chiedere all'inizio dell'anno scorso, all'inizio del 2008, di avere le carte dell'inchiesta Why Not per poter investigare su quanto stava avvenendo lì, su questo complotto che comunque Sauno Ortegno ad anni dei magistri si è dato in giugno. Chiedono quelle carte per quasi un anno e quelle carte non vengono mai date, cioè non vengono sempre con costruzioni diverse, non vengono mai fornite alla procura di Salerno, fino a che a dicembre di quest'anno, all'inizio di dicembre di quest'anno, loro decidono di andarsela a prendere come si fa in qualsiasi indagine giudiziaria. E quindi vanno a Catanzaro, fanno quel famoso documento di sequestro probatorio che ricorderete tutti perché è finito, quello sì, su tutti i giornali. Quindi fanno un documento di sequestro probatorio, vanno a Catanzaro e si prendono le carte. Dopo 2 giorni esatti, quelle carte vengono controsequestrate dalla stessa procura di Catanzaro contro la procura di Salerno. E che cosa avviene in quel momento? Avviene che tutti i giornali parlano di una guerra tra procure, di uno scontro che ci sarebbe stato da queste 2 procure, cioè tra la procura di Salerno e la procura di Catanzaro, quando in realtà non esiste alcun scontro, perché la procura di Catanzaro voi sapete che ogni procura è competente su un'altra procura, cioè se accadono degli illeciti all'interno di un'altra procura c'è un'altra procura che in Italia che è competente ad indagare sulla procura che ha commesso i presunti illeciti. Quindi la procura di Catanzaro, sulla procura di Catanzaro era competente la procura di Salerno che stava indagando, la procura di Catanzaro cosa fa? Controsequestra gli atti alla procura di Salerno quando non lo può fare per legge, perché non è possibile che una procura che è sotto indagine di un'altra procura possa controsequestrare possa sequestrare gli atti di una procura sulla quale non ha alcuna competenza. Quindi commette quello che possiamo definire tranquillamente un illecito penale. Addirittura a gennaio di quest'anno il Tribunale del Riesame giudica quel documento, cioè il documento di sequestro probatorio che in tutti i giornali noi abbiamo letto, tra le righe di questa guerra tra procure che sembrava essere scoppiata, e lo giudica assolutamente legittimo. Quindi dice il decreto del sequestro probatorio è assolutamente legittimo, quindi i procuratori di Salerno non hanno commesso alcun illecito, hanno fatto solamente il lavoro che dovevano fare. Nel frattempo però cosa succede? Questi procuratori che avevano scoperto il complotto, i danni che avevano provato con le carte, ai danni dei magistris, ai danni di Genchi, quindi chiedono che possa essere avviata un'indagine, vengono trasferiti in massa. Dopo il trasferimento di massa vengono addirittura messi sotto inchiesta dalla procura di Perugia, perché secondo le accuse che vengono mosse contro di loro praticamente erano stati in qualche modo soggiogati da De Magistris a dire quelle cose e quindi dovevano essere indagati per questo motivo. Che questa insomma è una storia. Io non so se voi avete già delle domande da fare, perché magari essendo stata magari tecnica non vorrei, forse ho anche un po' divagato e non ho più letto. Nel frattempo che cosa succede? Che prosegue anche la storia di Gioacchino Genchi. Gioacchino Genchi subisce ogni tipo di attacco e di sopruso nel frattempo, viene attaccato dalla stampa, viene sentito dal Copasir, viene indagato addirittura dalla Procura di Roma per abuso d'ufficio e violazione della privacy, cosa che è completamente smentita proprio in quelle carte di Salerno che avrebbero provato che lui non aveva, che né lui né De Magistris avevano commesso alcun illecito. E quindi viene diffidato dal capo della polizia Manganelli solamente perché Gioacchino si difende su Facebook, si difende dagli attacchi di un giornalista, viene diffidato. Questa notizia passa su tutti i giornali, quindi il mostro Gioacchino Genchi è sempre più mostro. Pochi giorni fa il Tribunale degli Esami di Roma lo riabilita completamente e la stampa di questo non ne parla in alcun modo, perché il Tribunale degli Esami di Roma dice chiaramente che le carte che vengono sequestrate, perché voi sapete, ho dimenticato un passaggio che è quello del sequestro, perché a un certo punto la Procura di Roma, che mette sotto indagine Gioacchino Genchi, fa un blitz a casa sua e sequestra tutte le carte che lui ha a casa, quindi il famoso archivio che lui ha nella sua casa e nel suo ufficio viene sequestrato dalla Procura di Roma. Quando sequestrano l'archivio di Genchi, non sequestrano soltanto le carte che riguardano l'inchiesta Why Not, che dovevano essere quelle poi oggetto del sequestro, ma sequestra tutto quello che Genchi ha nel suo ufficio, compresi degli atti che sono delicatissimi e che riguardano proprio quella stessa Procura di Roma che sta indagando. Quindi questo avviene, la Procura di Roma di fatto porta via gli atti a Gioacchino Genchi e porta via anche atti che riguardano indagini che si stanno svolgendo su di loro.
sulla stessa Procura di Roma. Pochi giorni fa, dicevo, il Tribunale dell'Esame di Roma ha riabilitato completamente Giochi Nogenti, perché di fatto in quell'archivio non c'era niente di legittimo, così come loro avevano detto, non c'erano queste intercettazioni illegali, non c'era niente di quello che noi abbiamo letto sui giornali, queste accuse che sono state montate solo e solamente dalla stampa, e quindi lui doveva essere completamente scagionato, così come doveva essere completamente scagionato De Magistris da tutte le accuse che sono state mosse contro di lui. Questo però non è assolutamente avvenuto. Io capisco che di fronte a queste situazioni, io vi ripeto, vorrei poi approfondire con le domande, perché mi rendo conto che il discorso è tecnico, mi è stato chiesto insomma di fare questo breve passaggio ed è magari difficile da spiegare in così poche parole, quindi spero insomma, che dopo si riesca ad approfondire in altro modo. È molto difficile quando ti trovi di fronte ad una situazione di questo tipo, anche come cittadino, capire che cosa devi e che cosa puoi fare. No? Insomma, sosteniamo che sia assolutamente fondamentale fare informazione, che l'informazione sia in realtà una cosa che può in qualche modo cambiare le cose. Quindi sono necessari momenti di incontro come quello di stasera, è necessario approfondire determinate tematiche, è necessario che noi diventiamo un po' moltiplicatori delle informazioni che poi veniamo a sapere, veniamo a conoscere e che possiamo tra di noi fare rete per poter fare più informazioni possibili su casi che rimangono comunque sempre poco compresi perché la stampa asservita ad un determinato potere ci trasmette ciò che in realtà non è, quindi crea casi come